Opla, partiamo. Allora, tantissimi anni fa, 40 milioni di anni fa, ero su una pianeta. Stavo aspettando che mi trasportano verso la Terra, perché il sindaco della mia città ha detto devi andare per terra, che ti aspetta una famiglia. Allora, questo sono io, un po' diverso di oggi, con la mia valigia. Ma non era solo la valigia, era qua dentro che era altra parte di valigia. Ero pronto di atterrare per terra. Sono atterrato abbastanza bene in una famiglia che aveva incluso anche la sorella, papà, mamma e sorella, e ho cominciato a incontrare una realtà. Cioè non sapevo camminare più, qua camminavo. Per terra non sapevo camminare, non sapevo un cavolo, però era interessante. In un certo punto, perché non abbiamo 4 ore di tempo, ho incontrato la carta e la matita. La mia madre mi ha dato, che era molto furba, mi ha dato una carta vuota e una matita e voleva vedere cosa succederà. È successo questo. Ho cominciato a fotografare il mondo intorno a me come un bambino e questo era un punto molto particolare per me perché mi ha semplificato e fatto complicata la vita nello stesso tempo. Perché semplificato? Semplificato per la mia decisione, per quello che sarò in futuro, complicato perché la durata di questa cosa è abbastanza lunga. E quindi ho deciso molto presto, da quando ero bambino, di quando diventerò adulto, sarò bambino di professione. Quindi, grazie. Vado avanti. Qua sono io, tutto elettrizzato, ho cominciato a giocare, e ho trovato la strada, ho cominciato a curiosare, la vita è partita e ho cominciato a giocare. Io avevo due posti di nascita, non di atterraggio. Uno era in mia città natale, dai miei genitori, dalla mia famiglia, il secondo era l'Italia. L'Italia, precisamente Milano, anni 80. In anni 80 in Italia ho trovato la gente che adorava la creatività, adorava l'entusiasmo, adorava l'invenzione, l'adorava tutto quello che era legato a qualcosa di nuovo, creativo, le porte si aprivano, la gente voleva comunicare a quel modo, eccetera. Quindi per quello che non capisco che crisi c'è in Italia, perché qua in Italia la creatività è come l'aria, come l'acqua, e poi tantissimi tempi fa. Ai tempi di Leonardo da Vinci non c'era internet, non c'era telefono, mica treno, aereo, e questo qua faceva di tutto, con la famiglia Medici inclusa. Però andiamo avanti. Il viaggio procede. Qua è uno dei miei primi progetti di abiti e sculture, che è un progetto molto astratto, però la prima realizzazione di uno dei miei sogni. Questo sono le scarpe sculture, è quello che vi sto facendo vedere. Sono tutte le cose realizzate in Italia, non commerciali. Era soltanto realizzare il sogno di qualcuno, senza pensare che domani porterà 40 milioni di euro, 50 milioni. Cioè, tutti quelli che hanno realizzato queste scarpe sono state realizzate da Sergio Rossi. Che poi quando ha visto il disegno mi ha detto guarda che noi siamo una serie a ditta che produce le scarpe. Cos'è sta roba qua? Però alla fine l'ha fatto. Ho fatto insieme e lì ho incontrato per la prima volta i laboratori, sono abbastanza veloce, sono laboratori
laboratori che sono pieni di gente che ha voglia, che proprio ha la passione, che ama quello che fa. E che poi non solo questo, ci stanno sul gioco e a parte fare le scarpe normali, questa cosa qua si divertivano un sacco. E questo era il punto di gioco, e questo è il forte di questo paese. Andiamo avanti. Questa è la seconda parte. È nato il mio figlio, cioè ha tirato il mio figlio e ha portato un'altra valigia che io ho dimenticato. Sai, quando si parte in fretta furia sempre si dimentica qualcosa. E col mio figlio sono arrivati questi personaggi. Prima 500, poi adesso sono 5.600 personaggi e ogni mattina, ogni giorno, sempre di più. Questo è un progetto che parte da una storia di una città che vola, una città, questi sono pupazzi di questa città, sono tutte le realizzazioni. E questi sono primi giocattoli, scusate, era un po' veloce. Questi qua erano i primi modelli che sono stati fatti da un altro guardiano dei sognatori e dei bambini che si chiama Alberto Alessi, che è direttore artistico dell'Alessi. Perché io sono arrivato da lui con un paio di disegni, ho chiesto cosa ne pensi, lui ha detto che questo potrebbero essere belli giocattoli. E così è partita la storia dei giocattoli. Questi sono solo dei esempi, poi dopo arrivo sul concetto. Questi sono finalmente giocattoli realizzati con la MoMA di New York. Perché la MoMA voleva questi giocattoli, io non li volevo perché non sapevo come farlo. Però come loro volevano tanto, li abbiamo realizzati. Ecco. Sono tutti insieme, tutta la famiglia, componibili, le tazze, sempre fatte in Italia. Questo è il sindaco della città di Summer City, che è un semaforo, che abita in un faro, e città vola. E questo è il mio sindaco, quello che mi ha portato per la terra comunque. Andiamo avanti. Ok, questo è il taxi e questo della Summer City che non ha il motore, viaggia solo per l'energia. E questo è il sindaco che sta aspettando. Questa è l'unica cosa italiana che poi mi ha preso troppo, è il vostro caffè. Perché questo qua pure in Summer City nessuno non fuma, ma questo c'è il cappuccino. Andiamo avanti. Questa è la città con i pesci di oro e ogni pesce puoi chiedere per tre, come si chiamano, wishes, tre desideri. E questa è la Summer City, come si chiama la mia città, realizzata come un show teatrale, che era molto bello. Adesso vi sto parlando, quando sto ritornando sul discorso, quando sono diventato bambino di professione. Ho cominciato a cercare altri bambini adulti, non solo quelli piccoli, che vorrebbero esserci anche parte del mio progetto. Allora, questi tutti attori nel teatro, per esempio questo in arancio, è una zucchina, che è proprietario di un ristorante a New York. Questo attore, in un certo punto, anche fuori dalle prove generali e varie per teatro, ha cominciato a dire: io sono zucchina, io sono sempre stato la zucchina. È entrato completamente dentro nel gioco. Anche questo è la Sole, sindaco di città, vichingo Thor che viaggia su una nuvola. Però la storia è lunga, andiamo avanti. Ecco, questa è la Summer City. Questo è il pensiero segreto che ha inventato la Summer City. Ed è un progetto che avrà di scopo
aprire quelle porte anche noi adulti, quello che noi abbiamo portato come i bambini, quello che si trova dentro di noi, e quello che non dobbiamo mai, mai dimenticare. Purtroppo, in certi punti, in tanti punti abbiamo dimenticato abbastanza. Allora, io con questo progetto vorrei, questa è la Summer City, vorrei far aiutare agli adulti di ritornare bambini, di trovare i loro doni, perché noi tutti abbiamo sempre un 10, 20, 15, non importa il numero dei doni. Magari nessuno non ha avuto la fortuna all'inizio che c'è qualcuno che gli apre uno di questi canali dei doni del bambino, e più che altro a conservare tutto questo. E quindi io direi, io vorrei con questo progetto che un giorno, un giorno si inventa un ministero che è legato solo ai bambini, che è legato solo alla questione dei sogni, alla realizzazione dei sogni, e anche di spiegare quanto è importante rimanere bambino finché si è vivo. Perché tutto il resto, ecco, questi sono vari personaggi della mia città, sono di tutto il mondo. Ah, ecco, questa è la Musa Belle. La Musa Belle è una mucca di Barcellona. È una fashion freak, ma è molto. Ha una scuola di danza. Quindi i personaggi sono per tutto il mondo. E tutti sono a disposizione di qualsiasi persona che vuole giocare. Allora, questa è la Musa Belle come il pupazzo. Sono tornato in Italia quest'anno perché ho messo a punto un progetto che si chiama Luna Art. Volevo scoprire se in Italia c'è ancora entusiasmo, se ci sono ancora la gente brava, la gente che ha coraggio, la gente che vorrebbe realizzare qualcosa che non hanno mai realizzato. Questi qua disegni sono disegni dei abiti, sculture che saranno realizzati dalle aziende che non hanno mai realizzato un abito. Quindi era un gioco. La storia è partita sempre con la fabbrica Alessi, che ha deciso di fare tre abiti. Poi dopo abbiamo trovato altri artigiani che volevano, artisti, artigiani, le produzioni che volevano realizzare dei abiti. Ecco, qua sono Daniele Papuli e la sua moglie, che hanno fatto dei abiti di carta. Guarda come sono contenti, perché hanno giocato. Poi ci sono Benedetta con la figlia, con loro abiti, la Costanza che fa dei mobili, con loro abiti, sempre di qua del Milano, Lago d'Orta, ecco qua è Alessi, questo è di Lolli e Memoli che fanno dei lampadari di cristallo. Questi sono della Artemide, della lampada, della Irinox che fa dei abbattitori per i virus, alcuni anche di tessuto. Cosa è comune in questa cosa? In questa cosa è comune questo, che tutta questa gente è ritornata il bambino. Hanno avuto il coraggio di ritornare bambini. Io personalmente ho trovato questa grande voglia, perché voi sapete, quando eravate piccoli, quando giocavate, qualche volta era bello giocare da soli, però è sempre più bello quando c'è tanta gente, tanti amici a giocare tutti insieme, ognuno portare i loro giocattoli, le loro cose, eccetera. Allora, a quel punto lì, io qua ho trovato i bambini grandi, che l'Italia è piena, con una grande voglia di sperimentare, grande voglia di inventare, grande voglia di giocare. E quindi, con questo mio progetto,
voglio occuparmi, e poi invito tutti quelli che sono interessati, a creare questo grande mondo di bambini, perché questo è essenziale, e che, se possiamo, riuscire a conservare questo bambino che c'è in noi dal punto della nascita fino alla, non dico morte, la partenza finale, no? Ecco. Penso che tutta. Scusate. Grazie.